le professioni femminili sono molto interessanti da osservare oggi, perché le vecchie professioni, fioraia, infermiera, eccetera, sono tutte declinate al femminile, mentre le nuove professioni, quelle nelle quali le donne entrano per la prima volta, invece sono declinate al maschile, e quindi il sindaco, il ministro, l'avvocato, eccetera. Se si fa una ricerca sul web si vede che sono queste le forme che dominano. E allora forse è sbagliato, perché il linguaggio non è neutro, il linguaggio ha un valore simbolico, come noi sappiamo. Naturalmente ogni lingua ha una propria storia e ha delle proprie resistenze, però laddove è semplice declinare al femminile senza forzare troppo la lingua, perché non farlo? Solo perché ci si nasconde dietro un presunto maschile non marcato. L'uomo, che va bene per l'uomo e la donna, il sindaco, non importa il genere, importa la funzione. E molte donne si sono comportate così anche in questi ultimi anni, sottolineando la propria funzione, magari con un orgoglio di avere queste nuove funzioni, però senza volere declinarlo al femminile. Ma io credo che sia opportuno farlo, e quindi la ministra, l'avvocata o l'avvocatessa, professoressa, io ho detto che preferisco essere chiamata la presidente, perché in questo caso è soltanto l'articolo che dà il genere. Il tratto principale del mio carattere. La tranquillità, serenità nell'affrontare le cose. La qualità che preferisco in un uomo. Capacità di ascolto e affettuosità. La qualità che preferisco in una donna. La schiettezza. Il mio principale difetto. Disordine. Il mio talento più apprezzato. Una capacità di sintesi, di andare al nucleo delle cose. Il mio più grande rimpianto. No. L'incontro che ha cambiato la mia vita. Quello con mio marito, 14 anni. Il giorno più felice della mia esistenza. Ce ne sono troppi. Il giorno più infelice della mia esistenza. È quando ho perso una bimba appena nata. Il paese dove vorrei vivere. In Italia. Materia scolastica che mi piaceva di più. Storia dell'arte. Il piatto che amo cucinare. Il risotto. Il romanzo che consiglio sempre di leggere. Anna Karenina. Il mio scrittore o la mia scrittrice preferita? Dante. La canzone che ha segnato la mia vita? È una canzone di Gino Paoli, si chiama Sassi. Il mio pittore preferito? Se andiamo sull'antico, Leonardo da Vinci. Se no, moderno, Matisse mi piace molto. Il mio film cult? La finestra sul cortile. Il viaggio che ricorderò per sempre? Una crociera che abbiamo fatto tutta la famiglia il capodanno del 2000. Se dovessi cambiare qualcosa del mio fisico, cambierei? Le gambe. L'ultima volta che ho pianto? Piango spesso, anche ieri. La mia occupazione preferita? Leggere, ascoltare musica, o non lo so, come occupazione, fare sport anche. A casa mi piace soprattutto? Rilassarmi, appunto, leggere, ascoltare musica. Il capo di abbigliamento che preferisco? Maglioni. Il mio rapporto con il tempo? Tempo atmosferico non mi importa nulla, per fortuna. E tempo cronologico, purtroppo non ho un senso del tempo molto spiccato. Il mio rapporto con i soldi? È buono, perché non me ne importa granché. Fare shopping è? Lo faccio, qualche volta è divertente, qualche volta è faticoso. Non lo faccio tanto volentieri, ecco. L'oggetto tecnologico che uso di più? È il computer. Quello che le donne non dicono? Questo non lo so. Saltiamo. Il valore che cambierà il nostro futuro?
Beh, spiego i valori dell'uguaglianza, della pace. Stato attuale del mio animo? Abbastanza serena. Dulcis in fundo, il mio motto? Chi dorme non piglia pesci, cioè nel senso che sono sempre troppo attiva, ma forse è una cosa più non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te.